Salve ragazzi, io sono Fotoscena e benvenuti su Dear Esther, o come cavolo si chiama sto gioco, consigliato da Shiny King, così non mi rompe il cazzo. Oggi abbiamo due comparse che mi terranno vivo vegeto durante questa avventura: Besterbello barra Silvio. Sì. E Luca. Il canale non te lo dico, haha. Stronzo oggi. Ok, audio, video, tastiera, mouse. Inverti il mouse, no, proprio un parabam. Iniziamo, avvio. The Lighthouse. Gioca questo capitolo. No, guarda, cosa voglio fare? Ho cliccato qua, che cazzo devo fare? Nuovo livello, nuovo livello, nuovo livello. Tanto quello gioca a Skyrim. Ecco, metti l'ultima PC di Skyrim, quella che non ti fa aumentare la forgiatura, poi ne riparliamo. No, se no la Daedrica non c'è. Ah, ecco. Non ci arrivi la Daedrica. Vabbè, intanto proviamo. Cioè, il gioco inizia come italiano e i sottotitoli sono in inglese. Ok, questa qua è una minchiata, secondo me. Vogliono farti credere che il gioco sia in italiano. Sì. Allora, fermi tutti. Opzioni, vediamo se si può fare qualcosa. Audio, sottotitoli codificati, complessi. Ah no, complessi, ho detto complessi. Pirla che sono io. Allora, volume, un attimo, abbassiamolo un pochino. Ok, se no ci assortiamo. Video, luminosità va bene. Widescreen. Grafica avanzata. Madonna santa, quanti cavolo di... Ma vabbè, vabbè. Lasciamo stare. Per mettere a posto la grafica c'è di tutto. Tastiera mouse, boh, vabbè, questo. Controller. No, seriamente, perché il gioco qua è in italiano e i sottotitoli sono in inglese? Perché gli italiani sono pigri. Vabbè ragazzi, non capiremo un cazzo tutti insieme, dai. Ok. Che figata di posto. Cioè, guardate le texture, che figata. Che figata di texture. Polaretta, che figata. Scusa Shen, ma mi puoi dire che tipo è quel gioco? Di che tipo è? Non lo so neanche io. Allora, so che è in prima persona, in stile un po' come Amnesia. E lui c'è una torcia? Cioè, si accende la torcia. Entro nella porta, si accende la torcia. Esco, si spegne. Acceso, spento. Acceso, spento. Acceso, spento. Acceso, spento. Ok, basta. C'è un cesso. Pieno di merda. Pieno di merda. Ok, ma cosa che dovrei fare? Oh, lol. Se tengo premuto il tasto sinistro del mouse, zoom. C'è una lanterna, posso prenderla? No, c'è la torcia. Che cazzo mi fa la lanterna? Guarda, mi stai facendo ricordare un gioco per Play 3 che si chiama Flowers. Mai sentito. Pratica, praticamente devi comandare dei fiori e li devi fare volare nei campi per far crescere gli altri fiori. C'è un gioco di merda. Esatto. Ok. Qua non si sale. Beh, andiamocene. Sì, ma è il bello che sono dentro il gioco, ma non è che mi hanno dato un qualcosa da fare. Allora, fermi tutti. Opzioni. Tastiera e mouse. Vediamo i comandi, allora. Avanti, indietro, destra, sinistra, zoom. Basta? Mi prendete per il culo? Oh, i tasti. Muovi in avanti. No, per gli evocatori. No. Silvio, posso parlare? Stiamo facendo un video, ti ricordo. Vabbè, tranquillo, tranquillo. Cioè, i tasti. Avanti, indietro, destra, sinistra, WASD. Zoom, mouse 1. Punto, fine, basta. Sono questi qua i tasti. Non puoi interagire? Prendete per il culo. Per il culo, sì. Ok, andiamo avanti, va. Questa casa mi fa cagare il cazzo. Andiamocene. Perché sono quattato? Un uccello. Mi devo curare. Mi devo curare. Qua c'è la... Ma che spacchio è? Due evocatori. Sì. Una cantina. Ok, verso l'alto o verso il basso? Scelta molto ardua. Verso il basso. Eh sia. Andiamo verso gli scogli. Ma corre sto tronzo? No, non corre. Dobbiamo andare così lenti. Va bene, andiamo avanti. La scimitare è una spada di merda. Non salta neanche sto personaggio. Ma che cazzo è? Mi sembra di giocare ad Half-Life 2. Come cavolo si chiama quel gioco creato tanto per far vedere la grafica? Half-Life 2 Lost Coast, se non erro. Sì, sì. Ecco, la mod. Mi sembra di giocare a quello. Ok, siamo sul mare. Boh, l'effetto dell'acqua è fighissimo, però...
Aspetta, scendo, ma prima. Tu reputi il gioco che sia buono o un gioco di merda? Questo? Ah, sì. Diciamo che avendo bisogno tanto di muoversi e non interagire con niente. Per ora è di merda. Cos'è? Qualcuno ha acceso un ventilatore? Chi ha acceso un ventilatore lo spenga! 3 secondi dopo il chicco della chiamata. Ok ragazzi, scusate, piccola interruzione pubblicitaria. Ok, rieccoci, ho dovuto chiccare uno dei due. Di chi nel frattempo che ho chiccato? Luca! Esatto. Cazzo, Però io sono minchiata. ritornato perché non ho fastidio, mai. Parli di minchiata, intanto il personaggio qua parla di minchiata. Parla di minchiato. The cleric never came here to experience. Evocatore, suca di merda! Cazzo è Vai, così? suca, suca, vai così, vai! Poi, Certo. gli evocatori sono di merda! Mi hanno ucciso, minchia. Non E recupererò mai questi francamente, libri. posso essere sincero su questo video. Se non ci fosse Silvio che sta parlando di evocatori di Skyrim, non saprei che cazzo dire. Sto camminando sulla spiaggia. Oh, facciamo tipo la Baywatch. Ancora che parla sto stronzo. I Alla found Baywatch. myself to be as fearless in this ocean as Roland the Occident is bay. Mi sono incastrato. È il momento di usare un urlo. Wow! No, puoi usare il potere solo una volta al giorno e vai a cagare. Ma che cazzo? Che cazzo devo fare, seriamente? Una sega. Ok. Cioè, non. No, aspetti. Fermi tutti. Non dimmi che sono arrivato al limite e adesso devo tornare indietro per andare sopra. No, seriamente, ragazzi, non prendetemi per il culo. Ok, mi sa che ora scende e mi ucciderà. No, se. No. No, ragazzi, aspetta. Aspettate un attimo perché qua comincio ad avere dei piccoli dubbi. Allora, sto camminando nell'acqua, mi sento molto alla Baywatch, veramente tanto. C'è uno Adesso la sparsi. squalo! Salviamo il poveretto. Non mi ricordo come fa la canzone di Baywatch, però. Che cazzo è che mi scrive su Skype? Io no. Oh merda, sto affogando. Oddio santo, guardate la texture. Che cazzo? Se sono in acqua viene marrone. L'acqua viene marrone. Non so che cazzo di gioco è. Oddio santo! Che figata quando vado sott'acqua! Tipo il personaggio diventa spastico! Vengono delle visioni! In che senso è bello? Mi vendo spastico con le visioni. Sì, tipo vede pezzi di corpo, ossa. Oddio santo! Cazzo, minchia! Pronto? Chi parla? Sì, Però non vedo un no. cazzo, oddio. È che sto Come affogando. back. E torna indietro. Ma che. Ok, devo veramente tornare indietro? E prendere la strada verso l'alto? Oddio santissimo. Andrea, è successo un bordello. Che è successo? Nello stesso momento, squilla il telefono e suona il citofono, Mari. Epico, epico, epico. Ok, devo tornare indietro, purtroppo. Vaffanculo. Vaffanculo. Saliamo le scale. Madonna, che palle sto gioco! Che cazzo devo fare? Cioè, devo vagare senza meta per il mondo? No, aspettate un attimo. Dimmi che. Poi questo gioco viene anche venduto 7 € su Steam, se non erro. Oh, che bello il mare. Ma tipo, alzarsi il culo dalla sedia del computer e andare veramente al mare con gli amici? No, eh. Tipo, cos'è il gioco più nerd del mondo, questo? Forever alone, non ho amici. Scarico, compro il gioco. Che bello il mare, andiamo a farci una nuotata. Ma vaffanculo. Wow, in conclusione il gioco sarà di merda. Non avendo possibilità di fare niente, a parte vagare. Ancora che parla! È venuto che parla solo sto tizio. Quindi Shen, il gioco sarà di merda. Cioè, sale su una montagna e dice: la montagna è. La montagna Ti nel puoi mare. restare in auto? Oh, this is a car. You don't say. Allora, c'è una luce. Ciuppa. Andiamo un attimo dalle nonne.
Shiny King. Spero che... Stai zitto, testa di cazzo! Zitto! Taci! Personaggio del merda! Taci! Allora, tu sei una testa di cazzo, lo sai, vero? Sei una testa di cazzo. Io no. Non tu. Comunque, Shiny King, che ti venga un'ulcera perforante! Secondo me tu rischi di questo gioco. Whatever pestilence stalked the cliff path, profondo. Died along with its hosts. Ha perso la mia stima. My lines are just for this. To keep any would-be rescuers at bay. Ok, io sto contando che me ne è nell'erbetta. Non può fumarsi un po' di canne questo personaggio, almeno recupera. Da notare che ancora Luca sta scrivendo. Vuole essere assunto in chiamata. Se vuoi raggiungilo. I have now spent 3 days in their company. Non dovrebbe tornare al desktop. Ok, però gli dico di non fare bordello. Esatto. Despite their tedious inclination to quote scripture, they seem to be the most godforsaken of all the inhabitants of the outer islands. Indeed, in this case, dove cazzo sto andando? Per curiosità soltanto. Forsaken by God. Andiamo di qua. It's very apex. It appears to me that Donnelly found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Ok, l'ho aggiunto, ora bisogna vedere se accetta. Ok. Oddio, oddio, oddio. Cosa, ovviamente cosa mi succede? Intanto a me perdo sangue di naso e vai. Sì, non ho ancora finito la serie del sangue di naso. Ragazzi. Avrei un'emorragia molto seria. Dear Esther, è da 2 mesi che vado avanti così. Ogni giorno perdo sangue di naso. Un po' muoio, va a finire. ma perché parla di caffè e bevuto in cucina sto personaggio? Cosa c'entra? Io non voglio che tu muori, tu devi sopravvivere. Although he knew I hadn't come to okay, porterà avanti YouTube. C'è una grotta. He still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Evocatori mi avete. No! Voglio un grunt del cazzo, dai. Un grunt di merda che mi insegue, dai, evocatemi. Shannon, ma tu ti rendi conto che sono rimasto dallo stesso punto da quando è cominciato il video? Sono rimasto allo stesso punto da quando tu hai cominciato a registrare. Bello. Cioè, cazzo, elfi oscuri, stupratori. Oh, che figo, dei disegni sul muro. Ma non me ne fotte... Cos'è un pene questo? È un pene storpio, va bene. Questa è una vagina ancora chiusa. Questo è un albero di merda. Va bene. Cioè, se non mi metto ste minchiate, non c'è tanto da dire. Sono in una grotta vuota con una torcia accesa in mano. E quindi... Adesso mi cade una roccia in testa e godo. Una roccia in testa e godi. Almeno il personaggio schiatta, finito qua il video. Punto, via, basta. Ma cosa bisogna fare in questo gioco a parte guardare l'ambiente? Niente, va, praticamente quel gioco, insomma, in quel gioco devi soltanto guardare. Che almeno mi sembra una bella figa, almeno sì, guardo con interesse anche zoomando. Perché mi avevate rimosso? Era partito un ventilatore. Un casino assurdo stai facendo. 3 volte mi hanno detto, c'è un ventilatore acceso? Ventilatore, non è risposto. Ho capito. Questo punto lo dovrò superare, senza uccidere nemici. Io pure sapere quanto tempo ci metterò a uppare questo cazzo di video, poi. E tu non lo fare tanto lungo. Io sto andando avanti. Io. Sempre più avanti, lungo la strada. Oddio, continua a sanguinare. E tanto il personaggio continua a sparare minchiate. Chiudi la porta! Ora se mi aprite la porta vi scippo i coglioni. Tanto tu cerchi di rubare robe. Why I took it upon myself to light such a strange pathway. Perhaps it is only for those who are bound to follow. Ok, sto raggiungendo delle rocce abbastanza strane. Cos'è Stonehenge? No! Ecco, ragazzi, che voi dite quanti. Ma soltanto tu Shen usi nope? No, è un termine nerdico usato da tutti. Che cazzo è sta roba? Cos'è una composizione chimica? Cosa? La Bible, c'è una Bibbia. Prendila. No. No, Saburo faccia da culo, se ne può anche andare a cagare. Oh, ciao Sabu. Che bello, meno male che non stanno aprendo la porta i tizi stronzi, guarda. Saluto al Sabu. Faccio anch'io ogni tanto. Vai!
No, per me Saburo faccio da culo, lo chiamo da quando non ha sposato Lidia. Era pronta ma per sposarsi. Ma tu avresti Saburo negli amici di Skype? Dettagli. Anche su Steam. Wow. A dettagli. Viva il Cumendone, basta. Io ti fu il Cumendone perché è veneziano. Ah, Comenda veneziano là. E beh, ovvio. E anche lui è almeno un youtuber nordico, quindi. Nordico. Nordico, dai. Ok, non, adesso. Non è terrone. Insomma, anch'io sono mezzo terrone, ma detta. Ho finito il primo livello, non ci posso credere! Ho finito il primo livello, basta. Domination. C'è qua proprio. Coppa Italia, tutto. Scudetto, tutto, me lo porto a casa io. Da solo. Ma che senso avrebbe il gioco? Nessuno. Ok, ragazzi, qua interrompiamo la prima parte perché abbiamo finito il primo livello, quindi ci vediamo nel prossimo. Fate un saluto mentre il personaggio continua a sparare minchiate. Ciao. Ok, al prossimo. Bye. You'd Bye. Think there would be marks Yahoo! To okay, serve basta. As some evidence. Basta. Eccoci qua, ragazzi, seconda parte di questo abominio. Abominio. Insomma, dov'è il gameplay? Dov'è? Io adesso vorrei proprio avere il numero di telefono di una persona. Facciamo finta di averlo. Ok, non dovrebbe fare così. Nel frattempo io invece di uccidere scappo dagli evocatori. Ok, faccio un annuncio ufficiale. Qualcuno conosce il numero di telefono di Zeb89? Ecco, consigliatevi questo gioco. Voglio sapere cosa dice. No, seriamente, eh. Tanto che parli di Team Fortress 2 e quelle cavolate che tanto sono trite e ritrite. Lui di Team Fortress 2 ha parlato soltanto che ci sono oggetti che si comprano e basta. L'ultimo video, quello dei cappelli. Sì, Revisited, là, come spacchio si chiama. Il negozio dei cappelli. Però non ha tutti i torti, eh. Beh, sì, questo è vero. Abbastanza Beh. Inutile. Però io che scappo sempre, ce l'avrà un senso. Evocatori. Perché molte persone sbagliano sulla roba verso Zeb. Zeb 89 è un personaggio, lui interpreta un personaggio, non è lui che è così, che fa il cretino, che si arrabbia veramente per queste robe. È un personaggio fatto anche per far ridere chi ha un minimo di senso dell'umorismo. Ma a quanto pare molti utenti non ce l'hanno e vanno a insultare. Mario, ragazzi, non ho ucciso nessun evocatore, ancora sono vivo. L'avrò incontrato qualche vendi. Però. Ed è dalla porta scorsa. Sono entrati tutti! Dentro il tuo culo, tutti quanti insieme verranno. Ok, basta, ho cantato abbastanza Shen, in Minecraft. Non puoi capire quello che è successo. Ho paura a saperlo. Infatti non lo dovrei sapere. Guarda, abbandono Skyrim. Boh, comunque io qua ho trovato la nave di Schettino. Come hai trovato la nave di Schettino? È qua incagliata sugli scogli. La Concordia. La esatto. La Coast Concordia. Lost Coast Concordia. Poi quello che la musica è anche abbastanza rilassante. No, se sono spuntati gli evocatori, aiuto. Scappa. Apri la porta, chiudi la porta. Adesso scappa. Scappa, apri la porta, chiudi la porta. Apri la porta, chiudi la porta. Apri la porta, chiudi la porta. Certo, perché sennò entrano. Però entrano lo stesso, sti stronzi. E io godo. Dove cazzo devo andare? No, adesso devo tornare tutto indietro. Dai, proviamo. Entriamo nella Concordia, dai. Perché esiste Skyrim? Perché non dovrebbe esistere. E se ti preoccupa così tanto, chiudi il gioco. Esk. Sì, lo so. Però siccome io devo recuperare i libri e mi sono fatto un paio di palle tante solo per entrare qua dentro, ormai lo devo fare. Adesso godo se tipo come ricompensano 500 ori. E ti mandano a cagare. No! Che buggone! Chiudi la porta. Apri la porta, chiudi la porta. Apri la porta, chiudi la porta. Mi devo imparare? Oh, anche cos'è? Il un nuovo tormentone invece di gira la morvolina. Apri la porta, chiudi la porta. Apri la porta, chiudi la porta. Apri la porta. Metti la fiera, togli la fiera. Esatto. Il concetto era quello. Ah, devo andare da questa parte, ma vaffanculo! Che cazzo aveva visto la strada? Gemma dell'anima. Ma non c'è una pozione per diventare invisibile a sto cazzo di gioco? Sì, c'è. Sì. C'è? Sì. Sì. Io non ho mai usato le pozioni, a parte quelle per curarmi, basta. Quelle della forza, della resistenza, mai utilizzate.
Anche i veleni, mai usati. Io i veleni li vendo. Io li uso una volta ogni morte di papà quando proprio mi ricordo. Oh, c'è un veleno, usiamolo. Tanto per. Veleno congelante. Ce l'hai a bizzeff di quelli. Basta che uccidi ragni. Poi all'inizio del gioco. I sat when I was at the very edge of despair, when I thought I would never unlock quando the secret primo ragno of the island, I sat at the edge, non so se farci and I watched lei. The idiot boy di? Skyrim. Sì. Sai che è un suicidio? È un suicidio, lo sai, vero? Sì, lo so. Each wave and each minute aside until the morning comes and renders him blind as well as deaf mute. Infatti se devo fare un let's play, anyway, cerco un gioco che non ha un... insomma, che ci sia un finale. Non che vada avanti in eterno. Ma Skyrim ce l'ha il finale, solo che... finale. Insomma, finale. Tanto il mio cane è entrato dentro la mia camera. Ciao Stella, come butta? Ok ragazzi, aspetta un secondo che chiudo la porta. E il cane Stella. Lo lasci dentro? Sì, sì, tanto. Ecco Stella, vai a dormire lì mentre io registro, non rompermi i cocones. I cocones? Cogliones. Ah, sì. Ma quanto è bello il mio cagnolino. Basta. Ok, è una femmina. A me. È una femmina perché se l'hai chiesto. Tipo adesso aprirai in alto adesso una sua foto. Forse, se vi ricordo di metterla. No, fermi tutti. Non ditemi che ho fatto il gi... Ro. Ro. Sì, l'hai fatto. Si può bestemmiare sui video? Si può. Sì, però devi stare attento... che poi ti possono chiudere il canale. Dopo censuralo. Amaremma maiala assassina. Ok, userò tutte le pozioni che ho. Notare che in ogni video che sto facendo di questo gioco sto imitando diversi youtubers. Maremma maiala assassina. Ho sentito una voce dall'altro tipo... era mia madre. I had kidney stones. Basta, personaggio di merda. Cosa sta facendo? Continua a parlare di come si sentiva quando era sotto anestesia. Io da dove sono venuto da di qua? Non mi ricordo più da dove cazzo sono venuto io, eh. Anche io. Ma il mio è un caso molto diverso. Mi sono perso. Vai, vai, scappa, scappa. Cioè, ma poi, non è che i maghi sono scarsi? Cioè, ma ce ne sono a Maremme, proprio. A Maremme Maia. Ok, finalmente ho trovato come andare avanti. Non ci credo. Sono... uno sculato. Sì, posso usare questo veleno. Ok, vediamo se capite chi sto imitando. Maremma Maiala. Perché? Away from Zeb. The sea and towards the center. Okay, tu hai detto. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the come imito Minecraft all? Early silence. The bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. Benvenuti al nuovo concorso di Minecraft all. Under the island, like an approach it from the northern shore. Yeah. Io non vedo l'ora di vincerne uno. Se riesci a vincere nel mio. Ah, beh. Oh, cazzo, oggi il 15 adesso che ci penso. Dopo devo uscire e andare a prendere forse, se ho tempo. Diablo! Esatto, penso che vado a prenderlo. Ah, non lo scarichi? Non lo so, sto pensando. Tipo, ovviamente non so se prenderlo craccato o meno, dipende da cosa fanno anche gli altri. Neglio, che ne è buona compagnia. Io penso di scaricarlo, penso. Pensi questo problema. No, perché sai, game storrend, c'è solo in spagnolo. Sì, boh, ovvio. Dovrò cercarmi la traduzione. Come a me, mi la famiglia. Quando riapriranno Mega Upload? Non lo riapriranno mai più. Un altro disegno di merda. Boh. Ok. Un attimo che devo concentrarmi per quello che sto per fare. C'è l'issue, si può buca Drent? Che casa anni 80! Si può buca? C'è l'issue? Ma là c'è un libro delle vocazioni! Un camin! Qua la gente pregava! Un camin! Ok, che mi sento di merda che ho fatto! The caves that score out the belly of this island, leaving it famished. My limbs and belly basta, famished. Non lo sai, tutte le pozioni del ristoro che ho. Notare che veramente in questa parte sto imitando di tutto.
I will descend into the caves and follow io, only the io voglio soltanto finire questa missione e dopo non farò più peccati in tutta la mia vita. Ok, sì, qualcuno sta chiedendo perché sto camminando così per storto, perché mi va. Scappa, scappa Nemesis. Cazzo no, di merda, infarto di cuore. Corri, scappa su Nemesis. Basta, devo ricominciare Skyrim da capo, perché va. Pirla, pirla, pirla. Io non so pirla. In a footnote, io mi sono sempre chiesto una cosa. Point, was going insane. Niente. Ma si può cadere da qui, volendo? Mi posso buttare e suicidarmi? Suicidati. Provaci. Suicidato. Morto. Ah, vero, già la scimitara. Mi sono suicidato, che figata. Cioè, mentre mi suicidavo, il personaggio continuava a parlare. Mentre ti suicidavi, il personaggio continuava a parlare. Sì, potevo sparare le sue minchiate. Posso scendere da qui? Cioè, così mi taglio un pezzo di strada. Non muori, vero? Dai, un saltino inutile. Grandissimo, sei sopravvissuto, sono un figo. Questo gioco mi sta portando alla depressione e al suicidio, veramente. Ok, ho avvelenato la scimitara. Adesso chiunque attaccherà chiunque per 5 secondi. Chiunque attaccherà chiunque. Sono, cioè, chiunque attaccherà proprio la persona chiunque. Sì. Troviamo un personaggio che si chiama chiunque. Sì, scappa, scappa, scappa. Ho trovato l'arca di Noè. Cosa hai trovato? L'arca di che? Di Noè, ma in costruzione. Ma in costruzione addirittura. Sì. Una bottiglia. Un'altra bottiglia di vino. Ok ragazzi, allora qui dobbiamo essere seri. No. Sì. Se no. Io mi riempio tutto il vigore, posso correre per 30 anni. Così dicono. C'è una grotta. Bocchiamo dentro. Siccome io sono faigo, le userò. E siccome io sono faigo... No, Luca, non ti sento di commentare niente, dai, dici qualcosa di interessante. Luca sta parlando... Sei dentro una grotta, giusto? Sì. L'hai portato il piccone? No, me lo sono dimenticato a casa. Lo crafterò qua. Cazzo, si è dimenticato il piccone. Oh, perché... Ehi, ehi! Oh, adesso mi becco un Enderman, mica sto mai... My light. C'è un buco! Ci buchiamo dentro. C'è un buco. Ok. Altro livello. Yeah. Continuiamo a procedere in questo gioco che non ha uno scopo, non ha un senso, non ha una logica. Terzo livello. È soltanto per minchiare il gioco. Ok. Ma io ho promesso a Shandy King che lo facevo tutto, quindi lo farò tutto. Quanto dura. Ok, piccola interruzione pubblicitaria. Per il personaggio che si sveglia. Alla prossima. Okay. Donnelly's addiction is my okay, one true constant. Prossimo video, gente. Bye bye. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Sempre su. Come cazzo si chiama il gioco? Me lo sono dimenticato anche io. Dead Esther. Sì. Una bella di Arrest. Ok. Oh Gesù. Cioè, in un posto migliore non potevo finire. Stalattiti a non finire. Cioè, faccio un passo, mi cade la stalattite in testa, mi perfora il cranio e muoio. Dai, cadi. Uccidi il personaggio. Apriti porta. Non ci interessa della porta, noi vogliamo morire in questo gioco. Basta, ricomincio Skyrim da capo. Suicidio. È un suicidio fare sti libri. Sajay, wait, who? Hey, poi aha. Anzi, mi hanno fottuto la torcia perché non accende il personaggio. Che culo! Grande come una casa. Esatto. Ok. Ho due strade possibili da fare. Quelle prendo quella verso la luce rossa o quella verso la luce blu? Blu che è il mio colore preferito. Io preferirei rossa, ma non mi ispira. Sembrano dei peni giganti quelli nella via rossa. Dei peni giganti. Madonna! Ecco i libri! Non è vero! Maremma maiala. Ok. Se salto da qui finirà malissimo. Salta. Kamikaze! Dietro di me ho 30 miliardi di evocatori. Ok, ho fatto un tipo un salto carpiato mortale nella
nell'acqua, ma sono ancora vivo. Mica troppa acqua, mi voglio andare a pisciare. Sete. Paura. Avete capito cosa sto cantando, vero? No, come no? Quella del Re Leone all'inizio. Scappa. Notare che il nostro Silvio sta godendo proprio inculato da maghi. Ripetutamente. Ah sì! Ha anche confermato, attenzione, un pollice in su per l'inculamento di Silvio con i maghi. Sì! No, richiede la chiave! Ah, lo vuole pure che essere chiavato. La cosa non mi sta piacendo per niente. No! Cioè, scende! Ma io mi chiedo, il personaggio di questo gioco che sto giocando, ma una vita sociale, perché deve andare per grotte così a cazzo lui? Perché è un esploratore alla Tomb Raider. Sì, ma cosa sta cercando? Cioè, e perché rimane vabbè, sta strisciando nei condotti della grotta. Va bene, dovrò usare cura e basta più. Ok, adesso esco da qua, arrivano le locuste e mi aprono il culo. If the caves are my guts, this must be the place where the stones. Bello ragazzi, mentre mi curo no, quando mi attaccano non ricevo alcun danno. Everything here is bound by the rise and fall like a tide. Quasi quasi me ne scapperei e la farò un'altra volta sta questa. Altri simboli strani sul muro. Silvio che scappa dallo zio. Dallo zio? Sì, zio evocatore. Lo zio evocatore, attenzione, attenzione. Scappa! Escape from Sto pensando anche altro youtuber potrei imitare. Imita te stesso. Quindi sì, te stesso. Salve youtuber, sei venuto il nuovo gameplay. Prima di iniziarlo, come al solito, vorrei consigliare un canale. No! Ma dai. Oddio! Cos'è sta roba? Diamante! Non ho il piccone. Io so che non è diamante, ragazzi. Era per. Veramente non è che è veramente diamante. Oh cazzo. Boh, è una pietra strana. I will hold the hand. Basta, tizio del cazzo. Mi piacerebbe buttarmi in questa piscina, ma non lo faccio. Minchia scena. Ah, mia minchia, sta benissimo. No, veramente. Devo scappare. Oddio santo, questa grotta per un attimo mi sta ricordando Assassin's Creed. Quando si va a prendere la mela dell'Eden. Quella dell'inizio. Tutte quelle robe sui muri. Che cazzo è una mappa questa? No, è un circuito. Sono circuiti adesso che noto. Nel frattempo, come sottofondo c'è Cartunito. Cartunito. Sei what? Sì, che se lo sta vedendo mia sorella. Ok ragazzi, mi avete convinto. Praticamente questa missione la vorrei. Finalmente ce l'ho fatta. Mi è venuta la genialata. Come imitare Minecraft Hall. Fa così lui ogni tanto. Nel frattempo userò la magia che ho appena imparato. Fus Ro. Si chiama Evoca Draug. Ok, devo entrare dentro un buco sott'acqua. E I sing in the water. I sing in the water. Vai, evoca! A te! Draug! Parami il culo! E ti inculo. Perché nel frattempo che il Draug sta intrattenendo i miei cari bei amici evocatori, me ne scappo da questa crista di grotta. C'è dell'acqua. Tanta acqua. Acquosa, no, acquissima. C'è ancora un tizio. Acqualete.
tanto piacere. E può fare ciò. Come? C'erano due gatti che mi stavano aspettando. Ok, sono caduto in acqua. E perché ci sono dei... LOL? LOL? Automobili? LOL? Accese. Automobili. Un'autostrada? Ma sicuro che questo qua non è strafatto? Ma io penso veramente che questo personaggio di questo gioco, che non ha nome, abbia qualche problema mentale di quelli proprio pesanti, eh? Proprio seri? No, perché se mi spiegano che droga ha preso, beh, almeno so dove andarla a prendere. Tanto per provarla, perché gli effetti sono incredibili. Altro che marijuana o altra roba. Puoi far drogare una femmina e poi... Peggio delle erbe verdi di Resident Evil. Esatto. Comunque le di Silvio no, grazie. Non voglio finire in galera. Ricordo che io sono 18enne, se faccio una minchiata non la pagano i miei genitori, ma la pago io. Intanto basta, me ne ritorno. La più grande minchiata che ho visto fare è quella di Masu con Luke. Ok, dirò la mia idea su Masu e Luke. Per me Luke ha ragione. Idem. Io non so di cosa state parlando, quindi... Non sai la storia di Luke 4316 e Masu HD? No, conosco Luke e Masu non lo conosco. Voi siete di cui Masu gli ha fottuto i soldi in altre riviste. E gli ha fottuto anche il sito nuovo, esatto. No? Esatto, no, il vecchio. Sì. Ha fatto un altro. Ma Dio santo, non si può. E' bello che se uno dei Luke Snake facesse una minchiata, beh, io ho le password di tutti quanti, quindi... Dove fare una minchiata io li pago con la stessa moneta. Ma anche i dati per accedere al loro PayPal, quindi... Tanto se mi fottono il mio ho 3 centesimi sopra, quindi... Non so cosa se ne farebbero. Okay. Sulla mia PayPal... Evoco una spada epica e vai con Rock. Ora... Evoco anche un drogo. It's showtime. E intanto abbiamo finito un altro livello. Forse siamo arrivati all'ultimo. Non lo so, ma io interrompo qui la parte. Ci vediamo. It's showtime. Silvio mi sta iniziando a fare girare i coglioni. Ci vediamo alla prossima parte di Dead Esther. Bye bye. Ciao. Eccoci qua. La quarta parte non ce la faccio più. Dell'est. Non ce la faccio più. Senti, io ho perso un'ora della mia vita a vagare senza meta su questo gioco. La ok, ragazzi, luna. A chi può interessare e non interesserà nessuno. Sono uscito da quella Cristo di grotta. Adesso devo scappare dai drog. Che figata di musica. Ah, ma insieme a me sono usciti anche i tizi. Ah, mi fa piacere. Secondo me i commenti sotto il video saranno tipo: Silvio, ma startene un po' zitto quando dico qualcosa. No, parla sempre di ste minchiette di Skyrim. Ma Skyrim è ma vaffanculo, Skyrim mi succhia l'ano. Io preferisco Oblivion. Vabbè, ma dai, ma anzi ti rispondo alla Zeb, ma liscia mille mele sudici. Continuiamo a imitare. Scusa, il commento poi è troppo noioso se non parlo delle minchiate, almeno qualcuno. Infatti io sto potendo dire qualcosa. Delle lucette! Perché sono accese? No, no, questo punto del gioco già mi sta girando sul cazzo. Vedete, mi fa girare a questo punto. Cioè, ci sono delle barricate, dovrei fare prima a destra, poi a sinistra, poi passare a destra, poi passare a sinistra, solo per farmi perdere tempo. Percorso dritto, troppa fatica. Che figata di cielo, mi ricorda quello di Skyrim. Ok, ricomincio Skyrim da capo. Così non vi romperò più il cazzo. Pes. Sono 10 miliardi di giochi più belli di Skyrim. Lo so, ma siccome il mio genere preferito sono i giochi di ruolo... Io non ho mai detto quello è il mio genere di giochi preferito. Non so che ci penso. E non lo dirò. Ok, dai, lo dico. Mi piacciono i giochi d'azione alla God of War, Devil May Cry. Quelli che fai i livelli, guadagni esperienza, potenziare armi. Wow. Ok, chi lo vuole sapere, Dead Esther è disponibile su Steam a 7,99 se non erro.
Come si scrive The Dexter? Dead? No, Dear. Dear, non è Dead. Ah, ecco perché non lo trovavo. Ah, scrivo che era tipo ecco, 6,99. Sì. Cioè, pagheresti i soldi veri per questo gioco? Ops, ho appena detto che non l'ho pagato. Che bello sto cielo! Bellissimo, cioè, guardate che figata di stelle. Da notare che su Steam c'è scritto che il gioco sarebbe avventura, indie e casual. Secondo me non meriterebbe nessuno di questi tag. Allora, avventura. Camminare lungo la spiaggia non è avventuroso. Anzi, è una grandissima rottura di balle. Indie, vabbè, può essere fatto da Ciccio Panzone alla noccio. Però è bravo, ha fatto della grafica molto, molto faiga. E l'ultimo che è casual. Sì. Per i casual gamer. Sì. No, è per i pro gamer questo gioco. Perché è troppo difficile. Ma c'è Dinner Date che ha recensito. Parliamo di videogiochi che. Ce l'ho ancora sul desktop di Dinner Date. Ma cioè, è strano. Volevo fare un video su Dinner Date, poi ho detto vaffanculo. Non c'è neanche il voto. C'è anche Ah, Shiny King. Ti parlo quando nel cielo. Ti ricordo che questo video lo sto facendo per te. Visto che sei un trader, procurami qualcosa di interessante. È interessante veramente. Esatto. Ma che ne è sparito? Si sarà suicidato. Non ho potuto portare il gioco. Mi sa anche a me. Allora, credo di aver capito lo scopo di questo gioco. Dopo quattro parti. Devo raggiungere quella luce rossa laggiù. Quella specie di palo. Non lo so. Non è un faro. Una cosa. Boh. Lo scarico anch'io di Arrest. Non lo fa. Non far cagate. Puoi ancora salvarti. Vabbè, sì che non peso un cazzo sto gioco. Va. Un giga. Un giga non è molto. Silvio. Motivazione. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I fly to the moon in it. Notare che in personaggio continua a parlare, ma io non ho tradotto niente di quello che dice. Dirà cazzato. No, perché parla poi da solo, non è che sta dicendo qualcosa tipo oddio santo, ci sono delle schede lungo il muro. Che cosa sta succedendo? No, proprio si fa in monologhi. Un giorno ho preso un caffè nella mia cucina e capito allora che il mondo era cambiato. Il caffè non era buono. Non era lavazza. I bei tempi erano finiti. Era Nespresso. Esatto. Non era Kimbo. A me non mi piace. Tipo si fa i monologhi così secondo questo tizio. Peggio di Daniel. Ma veramente. Ma almeno Daniel sta zitto. Gli vengono gli infarti improvvisi ma. Il protagonista si fa acidi. Ma no, ma mi sta simpatico Daniel. Notare che adesso la grafica è cambiata. Sembra quasi i colori di Trine. La grafica. Dovrei andare avanti con le sinapsi di Trine. Con lo Snake si degnerà di offrirsi. Ma seriamente ragazzi, ma se io non fossi con gente a fare sto video, che cazzo direi? Vabbè, mia madre appare come ogni video, posso parlare nei name, bla bla bla. Vabbè ragazzi, io devo andare. No, mi abbandoni, merda. E dai, c'è lui. We cleave. Sento abbandonato il mio destino. Mia, dai, devo andare da mia nonna. I will take flight. A dopo, bye bye. A dopo. Sono io l'host della chiamata, vero? Sì. Phew, siamo salvati. Ok, forse stiamo arrivando alla fine del gioco. Ci siamo vicini, forse. Salendo questa scala, che non è una scala. E che cos'è? È una scala. No, non è una scala, ma sono delle gradinate. Ti prego, dimmi che questo posto porta in cima lì e il gioco finisce. Non ce la faccio più. Però è figo come ambiente. Cioè, la grafica mi piace. Una grafica del genere su Crysis, Dio santo. Una
figata pura sarebbe. Sono vicino ormai, non può andare nulla storto. Tac, cade una roccia, precipito giù, devo rifarmi tutta la strada. Adesso notare la musica con i violini. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. He had not drunk with Donnelly or Spaghetti. Cosa c'entra il violino? Oddio santo, è la musica. Oddio santo, adesso ha detto che non ha mai bevuto. Beaches? Ha detto beaches? He did not intend his bonnet to be crumpled like a spent tissue. Ha detto... Ah no, spiaggia. His windscreen was not studded all over like a map of the heavens. His paintwork etched with circuit diagrams, strange fish to call the gulls away. Sai che il personaggio sta incazzando come parla. The skid marks lighting the M5 all the way from Exeter to Damascus. Sì, si incazza con se stesso. Game. No, game. Tutto game. Di game. Dai, siamo arrivati ormai. Non può essere ancora lungo il gioco. Ci siamo. Luca, ci siamo. Sta per nascere. È vicino. Lo sento. Spingi. Non esce. Ma sto scendendo dal culo. Sarò uno stronzo. I have run out of places to climb. I will abandon this body and take to the air. Che cazzo vuole fare quando vuole suicidarsi? Siamo arrivati. Dear Esther, I have burnt my... Oh, non posso più muovere il mouse. This death certificate. Dai, è finito. Mine will be written all across this island. Who was Jacobson? Ha raggiunto la cazzo di torre. Tipo ora crasha il gioco. Written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? Che ti spari. I have painted, carved, hewn. Perché sta salendo sulla torre? All that I could draw from. C'è una luce rossa in cima. There will be another to these shores to remember me. No, se adesso va a finire che il personaggio si suicida io mi incazzo, Come together like a non poteva farlo prima. Appunto. A beacon that they will not forget you. Ok, sta salendo. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jacobson flying beside me. E mo? They will leave white lines carved into the air to reach the mainland. No. Where help will be sent. No. 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 Non farlo. Devi fotte. Spero che le budella ti si torcino contro. Cioè, devi schiattare di morte crudele. No. 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 Non fa... No. Torna su. Torna su. È un videogioco. Torna indietro. Torna indietro. No. No. Fai... Ti fai male. Ti fai... No. What? No, sta volando! Ma che fly! Mi fa per dirlo io. I fly to the sky, I believe I can fly. Cioè, però non è morto, eh. Tutta questa roba non è stata fatta per niente. Ha imparato a volare. Aspettate un attimo, devo fare una voce un po'. E così, ragazzi, dopo questa avventura, si scoprì che il personaggio, in realtà, non era un umano normale, ma era Superman. Ha perso la memoria durante un combattimento contro il pinguino. Il pinguino è di Batman, ma non c'entra un cazzo. E così Superman capì di essere lui. E così tornò a salvare la gente a Gotham City. So che non c'entra un cazzo con il Batman, ma non me ne frega un cazzo, perché secondo me Superman va pure a Gotham City, tanto per cambiare. Così Batman perse il lavoro, capì che era inutile, venne in questo posto e si suicidò. E Robin pianse la perdita di Batman, perché era il suo unico ragazzo. Ma presto capì che Superman era migliore, quindi cominciò a farsi Superman. E così Batman morì e Robin visse per sempre con Superman, felice e contento. Fine. Ok. Ok, volete il vero finale? Il nostro personaggio sale là in cima, si butta da torre e diventa un uccello. E finisce il gioco. Quale dei due finali preferite? Nessuno dei due. Ok, vi do la terza possibilità. Il personaggio è un coglione, siamo in un videogioco, lui si butta magicamente, gli appaiono le ali e va per i cazzi suoi.
più realistico di così. Schermo nero, bellissimo. Finito così, schermo nero. No, aspetta un secondo, ma... Esco. Sentite bene il rumore? Io no. È il rumore di Half-Life 2. Ah, così finisce il gioco, schermata nera. Ok, abbiamo finito questo gioco. E vai! No. Non posso essere felice, vero? Non No. ci riesco. Cioè, mi sarei aspettato tipo un finale figo, arrivo lì in cima. Tipo, surprise! Happy birthday! No. Oddio santo. Io verrò un infarto. Ok, ragazzi, abbiamo finito il let's play di Dead Esther. Un gioco. Dia ancora. Vaffanculo. Dear Esther, o come cazzo si legge? Vi prego ragazzi, non andate su Steam a vedere il mio commento su questo gioco, perché proprio vedrete il numero massimo di parolacce possibili. Appena finisco la registrazione, Steam, Dear Esther, non comprate sta merda di gioco! Ok, credo che sia il momento di finire la registrazione, vero? Sì. Nessun finale epico come Penumbra, che dico tipo qualcosa di poetico. Anzi, facciamo una cosa poetica. Fa cagare il cazzo questo gioco! Ok. Ho detto la mia, quindi io vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Che avverrà quando mi riprenderò da questo brobrio. Oddio. Shiny King. Voglio fare un finale fantastico. Saluto un attimo, Luca, almeno puoi aver salutato. Luca, dai, ultime tue parole, prima delle mie. Ciao mamma, sono su YouTube. Ok. Adesso il mio finale sarà epico. Nessuno. Bye bye. Ma... Shiny King, vaffanculo, brutto pezzo!